Allora, come al solito mi sono messa nella parte meno illuminata della casa, cioè quando mi preparo per girare i video c'è un bel sole, una bella luce, una volta che mi metto davanti alla videocamera il sole va via. Comunque, video su acquisti fatti durante il viaggio a Berlino, ormai è passato quasi un mese e mezzo dal mio ritorno da Berlino, mi rendo conto che è passato un po' di tempo, ma sinceramente mi è successo un casino con il computer. Quando sono tornata da Berlino, vado per accendere il computer, non si accende più, assolutamente. Panico totale, l'ho mandato in assistenza, l'hanno tenuto per tantissimo tempo, non capivano quale fosse il problema, poi avevano capito, hanno provato a sostituire il pezzo, ma non era quello, e allora bisogna provare un altro pezzo, ma insomma. Conclusione, non mi hanno dato speranza di riuscire ad aggiustare il mio computer, se lo sono tenuti tutto questo tempo. Tuttora non me l'hanno ancora riconsegnato perché comunque devo togliere tutto quello che c'è dentro di mio, per fortuna è salvabile. E quindi è passato un bel po' di tempo, sì, me ne rendo conto. Ho fatto degli acquistini da Lush, da Claire's e anche qualcosa di Catrice. Non ho fatto tanto shopping per quanto riguarda make-up e abbigliamento, perché comunque la maggior parte dei negozi che ci sono lì a Berlino sono negozi che si trovano anche qua, quindi cose che avrei potuto comprare anche qua. E poi sinceramente ho preferito tenermi un pochettino più di soldi per mangiare in giro, insomma, per vivere, diciamo, il soggiorno a Berlino. E vi faccio vedere subito che cosa ho preso. Non ho preso tanta roba. Tra l'altro, ci sono alcune cose che a Berlino, cioè, per esempio, non c'è una Sephora, ovviamente, a Berlino, perché lì la catena principale di profumerie è Douglas. La cosa che mi ha sbalordito è che da Douglas ci sono i prodotti della MAC, ci sono i prodotti di Bare Minerals, ci sono i prodotti di Benefit, cosa che qua in Italia non è assolutamente così, perché detengono il monopolio di questi prodotti solamente le Sephora. E io non capisco perché, cioè sicuramente ci sarà qualcosa ovviamente, però cioè, sarebbe bello che anche qui in Italia Douglas avesse questi marchi, perché ce ne sono molte di più di Douglas rispetto alle Sephora, o perlomeno qui dalle mie parti sono molto di più i Douglas che i Sephora. E inoltre è strapieno di MAC, va bene che Berlino è grande, però ci sono veramente tanti negozi di MAC. Io ne ho visti almeno tre in tre zone diverse. Poi ovviamente io non ho visitato tutta Berlino, tutte le singole strade, quindi sono convinta che ce ne fossero anche tante altre. Avrei voluto prendere anche dei prodotti di Dr. Hauschka, che ovviamente è un marchio tedesco, quindi lì è molto diffuso. Lo si trova all'interno delle farmacie, all'interno delle profumerie, addirittura all'interno di qualche supermercato. I supermercati sono una favola, come tutti i supermercati all'estero. Parlo ovviamente del reparto profumeria, perché hanno tantissimo make-up, hanno tantissimi stand di make-up, molti più prodotti e molti più articoli di quelli che abbiamo noi qua in Italia. E ero tentata, volevo comprare qualche prodottino di un marchio di cui, porca miseria, adesso non mi ricordo il nome, ma è un marchio diffuso in Germania, perlomeno lì a Berlino, in diversi market e supermarket in cui sono entrata c'era questa linea di cosmetici e mi sembrava anche abbastanza valida, comunque aveva tante robine interessanti. Non mi ricordo assolutamente il nome, però avevo anche il mio ragazzo che mi stava sempre addosso, perché ogni volta che entravo in un supermarket, andavo nel reparto profumeria cosmesi, ogni volta che vedeva che guardavo i trucchi era lì che sbuffava, perché lui non ha voglia di stare dentro quei posti, sono già piena di make-up, eccetera, eccetera, quindi non ho potuto. E soprattutto non ho comprato prodotti Dr. Hauschka e neanche l'Avvera, che era pienissimo. Un giorno ho scoperto un market completamente bio e c'era un reparto di profumeria di cosmesi bellissimo. Bellissimo, stupendo, pieno di prodotti Lavera per il corpo, per i capelli, prodotti appunto anche di Dottor Hauschka. Avrei voluto provare qualcosa, ma sinceramente io di tedesco non so proprio nulla, quindi non ero proprio in grado di capire a che cosa servissero i determinati prodotti, perché era scritto tutto solo in tedesco, non c'era scritto in un'altra lingua sulle scatoline. Riuscivo a capire ovviamente se si trattava di un balsamo piuttosto che di un bagnoschiuma, ma non capivo l'azione specifica, perché pelle poteva essere indicata nel caso fosse un prodotto per il corpo, oppure perché tipo di capelli nel caso fosse un prodotto per i capelli. Quindi sono rimasta un pochettino rammaricata, perché cioè, l'unico modo è poterli comprare qui su internet, ma ci sono le
le spese di spedizione, bisogna aspettare, pagamenti online, avrei potuto comprare tutto lì subito direttamente in negozio, quindi mi sono un attimino mangiata le mani, mannaggia a me che non ho studiato il tedesco, ho studiato le altre lingue ma il tedesco non l'ho studiato, quindi prodotti di Dottor Hauschka e di Lavera zero, quindi non ne ho potuti prendere. Comunque, vando alle ciance, sto già parlando troppo e non vi ho ancora fatto vedere niente, vi faccio vedere tre prodottini che non sono niente di che, nel senso che comunque si trovano anche qua da noi, sono tre prodotti di Catrice, ma visto che Catrice io non ce l'ho proprio dietro l'angolo e anche lì veramente come mi giravo c'erano stand di Essence e di Catrice, ovviamente con le collezioni che ancora qui non erano uscite, ovviamente adesso che è passato un mese e mezzo sono uscite perché le ho viste, ma quando io ero a Berlino erano più avanti rispetto a noi con le collezioni. Non ho comprato prodotti delle collezioni, delle edizioni limitate, ma ho comprato tre prodottini che fanno parte della linea base e sono tre prodotti per le labbra, sono tre rossetti. Questo qua con la confezione fatta più o meno a specchio e con tutta la scritta Catrice fatta così non è un rossetto, in pratica è un gel che serve a aumentare l'effetto glossy o comunque ad aumentare la luminosità dei rossetti, infatti vedete che sembra tipo gel trasparente. E questo qua si chiama Ultimate Lip Glow, quindi serve a dare più luce al rossetto dopo aver passato il rossetto. Le due colorazioni che ho preso di Catrice sono assolutamente fenomenali, sono bellissime, c'erano tanti altri rossettini veramente stupendi, cioè Catrice per quanto riguarda i rossetti secondo me è al top perché ha delle colorazioni stupende, ma proprio anche la formulazione di questi rossetti per essere dei prodotti low cost è veramente ottima. E io ho preso il numero 60 che si chiama Oh Juicy e è ovviamente questo bellissimo color aranciato che ho utilizzato tantissimo in quei giorni a Berlino, infatti ho tante foto dove mi si vede a me con queste labbra di questo color aranciato e questo color fucsia che si chiama Pinker Bell ed è il numero 140 e sono veramente stupendi. Questo qua è questo fucsia, adesso vi faccio vedere degli swatch, io sono innamorata veramente di questi rossetti. Questo qua è il Pinker Bell ed è veramente una cosa pazzesca perché sono veramente molto molto pigmentati, sono stupendi. E questo qua è l'aranciato, cioè guardate che roba che sono. E se in più gli andiamo a passare sopra questo qua, aumenta ancora di più, cioè va a enfatizzare. Adesso non l'ho fatto asciugare, mannaggia. No, non ve lo posso far vedere perché il rossetto non l'ho fatto asciugare bene. Comunque sono due prodottini, questi due rossetti che mi piacciono veramente tantissimo e anche questo non l'ho provato tanto, non l'ho utilizzato tanto, però colora anche, dà quella quel glow, quella non riesco a tradurlo in italiano ragazzi, aiutatemi, dà quella brillantezza, passatemi il termine, alle labbra, anche se applicato da solo, anche se non con il rossetto, colora leggermente, però ho notato che se applicato senza rossetto c'è figura di merda colossale prima, mentre vi stavo parlando dei rossettini di Catrice, all'improvviso sento la serratura della porta che si apre, è arrivato il mio ragazzo con un suo collega e sua figlia, cioè io ero qui con telecamera tutto apparecchiato, con tutti i prodotti da farvi vedere, figura di merda, avranno pensato che parlo da solo, ho messo via tutto al volo, ho tolto la videocamera, chissà cosa avranno pensato, comunque vabbè ho dovuto interrompere, adesso è sera, stavo registrando oggi pomeriggio, comunque eravamo arrivati, mi stavo parlando appunto di quei due rossettini di Catrice più questo diciamo illuminante qua per le labbra che è una soluzione in gel che dicevo l'ho provata di meno rispetto ai rossetti, quindi ancora non sono proprio in grado di esprimermi bene bene, però ho notato che se messo solamente tipo come burro cacao, anche appunto se non ho un burro cacao, messo solamente questo sulle labbra senza il rossetto dà un po' quella colorazione, dà un po' quell'effetto appunto lucido, però forse secca un pochettino le labbra. Poi andando avanti ho fatto degli acquisti da Claire's, io vi chiedo scusa per la luce, non è più come quella di oggi, però d'altronde sono quasi le 8 di sera, un attimino la luce è calata, e gli acquisti che ho fatto da Claire's, io Claire's non l'avevo mai visto, quando sono stata a Londra forse
o ancora non lo conoscevo e quindi magari l'ho visto ma non gli ho dato importanza, oppure non l'ho proprio visto. Comunque ho trovato Claire's anche a Berlino e vi faccio vedere che cosa ho preso. Ho preso più che altro prodotti per i capelli, perché cioè ci sono dei prodotti stupendi per fare degli chignon, per fare delle robe stupende che si fa fatica a trovare nei negozi normali o comunque negozi da parrucchieri o negozi tipo Accessorize, robe del genere. E quindi vi faccio vedere che cosa ho preso. Allora, ho preso questa scatolina qui che serve per creare la French Twist. Serve per creare questo raccolto qua, vedete, questo chignon, che secondo me è molto bello e molto elegante. Solo che io adesso ho i capelli ancora un pochettino cortini, però l'ho preso, ho detto aspetto che i capelli mi si allunghino un attimino e vediamo se riesco a metterlo. In pratica all'interno c'è tutto l'occorrente, che sono proprio 5 cosine, è una cavolata. Cioè, questo rovino qui fatto di ferro, che sembra una specie di bigodino, però con questa forma un pochettino più lunga e un pelo ricurva, che serve proprio a dargli la forma. E in più ci sono le 5 pinzettine per poterlo fare. Dietro ci sono tutte le figure e tutte le istruzioni su come utilizzarlo e su come ricreare appunto questo French Twist. C'è scritto che è facile da utilizzare, è sicuro, nel senso che non si stacca ed è anche comodo, che non dà problemi. Poi, oltre a questo, ho comprato anche queste spugnettine per fare lo chignon, solo che sono troppo strette, cioè non riesco, ho provato, a parte che vabbè ho i capelli troppo corti quindi riesco un attimino a crearlo, però non riesco a coprire bene tutta la ciambellina, come la chiamo io, però cioè sono proprio strette, faccio fatica ad allargarle, a fare passare i capelli dentro. Avevo paura di aver preso quelle per bambine sinceramente, ma non c'è assolutamente scritto niente a riguardo, cioè poi c'è proprio la figura della testa di una persona normale, non mi sembra una bambina. Comunque e proverò magari più avanti, oppure sbaglio io ad utilizzarlo, oppure avendo i capelli veramente troppo corti, boh, non lo so, forse faccio fatica ad utilizzarle. Non vi ho detto i prezzi. Questo qua di prima per fare la French Twist costa 6,95 euro. Queste due ciambelline, come le chiamo io, costano 4,50 euro. Però sui prodotti per i capelli c'era il 3x1. C'era il 3x1. No, 3x1 no, che cavolo sto dicendo. Prendi 3 e paghi 2. Quello che costava di meno non lo pagavi, e c'era sia sui prodotti per i capelli, sia sui prodotti per le unghie e sia sugli orecchini. Io pensavo si potessero mischiare, prendere un prodotto per i capelli, un prodotto per le unghie, un prodotto per cioè un paio di orecchini, invece no, o tre di uno, o tre di uno, o tre di uno. Quindi ho preferito buttarmi sui prodotti per i capelli, che sono quelli che mi interessano di più, e come ho già detto prima non mi capita di vederli con così tanta frequenza nei negozi che ci sono qua. L'ultima che ho preso, a vederla così forse fa un attimino impressione, però è molto bella, mi piace tantissimo e ho già provato ad utilizzarla. Adesso magari me la metto così. È la Fishtail Plate Faux. È in pratica questa hairband, quindi è questo tipo cerchietto a forma di treccia a spina di pesce, che è bellissima. Cioè ho provato a metterla una volta con i capelli tutti all'indietro, l'effetto è veramente molto bello. E tra l'altro devo dire che ci ho anche azzeccato abbastanza con la colorazione, perché è molto simile al mio colore dei capelli. Vi faccio vedere bene la scritta così capite bene di cosa si tratta. Fishtail Plate Faux, vuol dire che è finta, comunque sono capelli finti, ed è questo cerchietto fatto così. Ovviamente ai lati, vedete, ha come il gancettino del reggiseno e qui ha l'elastico, perché si può regolare, si può stringere, si può allargare a seconda della dimensione della vostra testa, ed è bella, mi piace tanto. Cioè sui capelli fa proprio un bel effetto, sembrano proprio veri, cioè non sembrano finti. Se si copre bene la fascia elastica dietro sembra proprio di aver ricreato con i propri capelli una treccia. E questa qui a prezzo pieno sarebbe, cioè questa qui costa 11,95, quindi quelle che non ho pagato alla fine sono state queste due ciambelline che costano 4,50 euro, e tra i tre prodotti appunto sono quelle che costano di meno, quindi non le ho pagate. Come ultima cosa ho preso una collanina che mi è piaciuta tantissimo, cioè perché
allegra, è solare, cioè mi piace, solo che è un pochettino difficile, mi si è incastrata tutta quanta. Olè. È questa collanina qui con la scritta Hello, tutte le lettere, non è attaccata, vedete? Cioè sono tutte, diciamo, pendenti, e mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuto un casino, c'era tipo anche giallo evidenziatore, cioè guardate che bella, viene troppo bella messa intorno al collo, mi fa proprio tanto estate una collanina di questo genere. E questa qui era scontatissima a 3 euro, ho tenuto il cartellino, a prezzo pieno sarebbe costata 5,95 euro, e invece io l'ho pagata 3 euro. In tutto ho speso 21,90 euro, quindi ero abbastanza fiera di aver comprato tutti questi prodottini. Avrei voluto comprare altri prodotti per i capelli, perché ce n'erano tanti altri, c'era anche quella cosina da mettere qua dietro fatta di spugna per fare la finta cotonatura, c'erano ciocche di extension, cioè c'era veramente di tutto, però costava veramente troppo, poi avrei speso veramente troppo, se mi fossi fatta prendere la mano ci avrei speso veramente un casino di soldi, quindi ho preferito rimanere controllata. E poi vi faccio vedere gli ultimi acquisti. Ah beh, un acquisto che ho fatto anche da H&M, ma quello l'ho dovuto fare proprio per necessità, perché ero proprio disperata. Sono queste scarpettine qui, adesso ve ne faccio vedere una perché ne ho una. Non vi spaventate, sono un po' sporche, però sono quelle così, semplici, basilari, che non so come si chiami questo modello, cioè sembrano tipo scarpettine proprio tennis, per giocare a tennis, adesso sono un po' lerce, però le ho prese da H&M e le ho pagate tipo 9,90 euro, ma sono comodissime, sono leggerissime, morbidissime, le ho dovute comprare assolutamente perché mi ero portata un paio di scarpe da casa, tipo ginnastica, quelle che vanno di moda adesso con tutte le borchiette, con la cernierina di lato, mi hanno devastato il primo giorno, mi hanno devastato i piedi, ero piena di vesciche sui mignolini e sotto i pollici dei piedi, cioè veramente non riuscivo a camminare, già dal primo giorno mi sono rovinata da questo punto di vista proprio la vacanza, perché non riuscivo più a camminare, avevo un dolore assurdo, sono dovuta andare in farmacia a prendere i cerottini della Compide e veramente ringrazio, benedico chi li ha inventati, perché aiutano veramente tantissimo, e mi sono andata a comprare quelle perché almeno erano un pochettino più morbide, non mi stringevano troppo il piede, ero disperata, però mi piacciono un casino, tutte le mie amiche, tutte le persone che conosco, anche le mie colleghe che me le vendono, dicono che sono belle, sono carine perché sono semplici, sono estive, sono primaverili, infatti è così. Bene, passiamo agli ultimi acquisti, che sono gli acquisti di Lush. Da Lush mi sono fucilata quasi 50 euro per 4 prodottini. Io veramente, se mai ci dovesse essere qualcuno di importante della Lush che guarda questo video, oppure invito anche altre ragazze che amano Lush, che acquistano Lush, fanno video sui prodotti Lush, esprimere appunto in video l'opinione sui prezzi di Lush, perché alcuni prodotti secondo me costano veramente troppo, cioè sono bellissimi i prodotti della Lush, per l'amor del cielo, non se ne trovano di altri come questi, l'idea è bella, sono prodotti naturali, sì, va bene, ok, però costano, alcuni prodotti, cioè per quello che sono e per quello che fanno, costano veramente troppo, ragazze. Io ho preso 4 prodotti e ho speso 48,43 euro. Se vi faccio vedere un prodottino mini, che poi ci ho pensato dopo, sono stata una stupida, avrei potuto evitare di comprare, perché è una cosa talmente facile da poter riprodurre anche a casa. Cioè, io ho comprato questo scrub per le labbra, che si chiama Bubblegum. Mi sono tenuta apposta lo scontrino perché ve lo volevo far vedere. Va bene che sa appunto di cicca la profumazione e il sapore, però questo non è altro che zucchero con un po' di colorante e un po' di aroma di fragola. È una boccettina da 25 ml, costa 8,95 euro, c'è uno scrub per labbra, roba che in casa prendiamo un pochettino di zucchero, se lo volete colorare vi buttate una goccia di colorante alimentare, quello per fare i dolci, vi buttate dentro una fialetta di qualche aroma, anche quello per fare i dolci, e vi fate lo scrub per le labbra colorato e profumato, spendendo tipo neanche 5 euro, 4 euro, 8,95 euro, veramente è troppo, realizzato dopo aver fatto l'acquisto che questo potevo evitarlo, costa veramente tantissimo. Comunque, questo qua l'ho preso, mi ci trovo abbastanza bene, anche divertente da utilizzare, un buon sapore, l'ha provato anche il mio ragazzo, gli è piaciuto anche a lui, però insomma
non era una di quelle cose imperdibili, ecco, cioè la possiamo fare anche a casa. Un altro prodotto che ho preso è che ormai a furia di aspettare appunto di girare questo benedetto video mi si sta deformando, è il fan, questo qua verde, cioè guardate è diventato tutto mollo, tutto, li ho dovuti tenere in frigorifero perché mi si stavano decomponendo, stavano diventando tutti molli questi prodotti. Comunque, spero profumi ancora, è il fan verde, al profumo di menta ed è buonissimo perché adesso che arriva l'estate con il caldo, a farsi la doccia con questi prodotti con queste profumazioni molto fresche secondo me aiutano veramente tantissimo sia mentalmente che anche fisicamente, e quindi ci era piaciuto a tutte e due tantissimo questo qui verde e questo qua il fan, anche questo costa, c'è veramente una roba, 9,95 euro, lasciamo perdere. E se poi vi dico che non mi hanno neanche dato un campioncino, cioè io non ci posso credere, lì per lì non me ne sono resa conto, ma in questi giorni ripensandoci ho detto, cavolo, ho speso 50 euro e non mi hanno neanche dato un campioncino di un prodotto, zero, infatti ho detto, assurdo. Poi, andando avanti, ho comprato oddio, come si chiama? Questo qui, che in inglese si chiama King of Skin, e, invece in Italia da noi penso si chiami Parole di Burro, è comunque una tavoletta diciamo da massaggio, solida, e, serve per rendere la crema, anche il profumo non è male, serve per rendere la pelle morbida, si usa come crema, è un burro, ecco, un burro da corpo, scusate, un burro da corpo, e con questo mi ci trovo veramente alla favola, è molto molto idratante, molto molto intenso, ha una formula molto concentrata, tant'è che anche molte ore dopo averlo applicato lo sentite ancora sulla pelle, se vi toccate non viene bevuto diciamo così dalla pelle, sentite ancora sulla superficie proprio quasi la cremosità o l'untuosità del prodotto, poi dipende se vi piacciono questi prodotti che vi lasciano un attimino ancora questa sensazione, sembra che abbiate ancora la pelle un po' unta, va bene, non è eccessivo però questo effetto unto, non è come gli oli, è abbastanza sopportabile, non dà fastidio, non appiccica, non crea macchie sui vestiti, assolutamente niente. E l'ultimo prodotto che ho comprato e di cui non sono proprio sicura di aver fatto un grande affare è un balsamo solido. Io ho avuto già una brutta esperienza con lo shampoo solido di Lush, era quello al cocco di cui adesso non ricordo il nome, però vabbè, ho voluto dargli un'altra possibilità a questa tipologia di prodotto per capelli ed è questo qua, che io l'ho già aperto, perdonatemi, è un po' brutto da vedere così fa senso, è Big, che il ragazzo mi ha detto essere anche una novità. Boh, vabbè, comunque, non sono così aggiornata, sinceramente. Però, ragazze, cioè, è molle anche questo, è molliccio. L'ho utilizzato l'altro giorno, a parte che o sbaglio io ad utilizzarlo, non so come si utilizzano questi prodotti, perché io ne ho tagliato un pezzettino, prima me lo sono cercato un attimino di modellare tra le mani, di riscaldarlo per farlo sciogliere, poi l'ho messo in testa. Solo che una volta in testa, e anche con i capelli bagnati con l'acqua, non si scioglie, cioè rimane a pezzettini, a pallini, quindi non sono sicura di utilizzarlo prima di tutto nel modo giusto, non sono sicura che sui capelli faccia qualcosa. Tra l'altro all'interno mi sembra di sentire anche dei granulini, cioè non so se è andato a male, se è successo qualcosa, anche lui l'ho tenuto in frigorifero per evitare la decomposizione, oppure se è fatto proprio così. Vi prego, se qualcuna di voi ha utilizzato questo Big, che è il balsamo solido, prima di tutto aiutatemi, cioè fatemi sapere se come lo utilizzo è giusto oppure se si deve utilizzare in un altro modo, perché non si scioglie bene, cioè non fa neanche un minimo di schiumina, lo so che non dovrebbero farli, ma un minimo secondo me dovrebbe farlo, o perlomeno lo shampoo solido che avevo un minimo di schiumina la faceva. E poi se all'interno, appunto una volta che ve lo spalmate anche sulle mani, sentite che è un po' granuloso, se è effettivamente così il prodotto, oppure me l'è andato avariato, se è avariato, in aereo è successo qualcosa, boh, non lo so, si è trasformato, non so, non saprei. Quindi per questi quattro prodottini, ciao, ho speso la bellezza di 48,43 euro senza neanche un campioncino, cioè, maledetti tedeschi, tirchi e avari. Va bene ragazze, penso che questo video sia durato anche un pochettino troppo, inconvenienti anche durante la registrazione, figure di merda con i colleghi, e niente, io vi mando un bacio, anche questo video non so quando riuscirò a caricarlo, perché non avendo ancora il mio computer
E anzi, cioè, non lo posso proprio più utilizzare, ne devo comprare uno nuovo. Tra l'altro mi si è rotto pure il frontalino della macchina per ascoltare la musica, una tristezza assoluta andare in giro in macchina senza ascoltare la musica. Mi si è rotto il computer, mi si è rotto il frontalino, il mio cellulare ormai comincia a dare segni proprio di isterismo, è una maledizione, cioè quando comincia a rompersi una di queste cose, di questi aggeggini, si rompono tutte le altre. Comunque, niente, io vi mando un bacio, dicevo, non so quando caricherò questo video, spero di potercela fare, anche perché ormai questi prodotti, specialmente quelli di Lush, li devo assolutamente utilizzare, altrimenti mi vanno male 50 euro di prodotti. Un bacione, ciao!